Credo di dovervi una spiegazione. Negli ultimi anni ne abbiamo passate tante e ci sono altre cose che non ricordate neppure. Avete tutti combattuto con coraggio, ma finché non libereremo il punto zero, ci saranno sempre minacce come l'ultima realtà. E peggio. Non potremo sfuggire. Ecco perché dovete aiutarmi a distruggere l'ordine immaginario. Finché continueranno a sfruttare il punto zero, tutto sarà in pericolo. Con il vostro aiuto potremo liberarci da questo posto e lasciare il loop per sempre. Andremo a casa.
quindi puoi fare quello che vuoi. Ciao ragazzi, Marco Trans Games, Fortnite e il grandissimo Zane Boy. Zane Boy è lui che sta giocando, raga, perché Fortnite è il gioco suo. Io non riesco a combinare una mega niente. Una mega niente è bello, eh. Allora, ma tu la differenza tra PlayStation 5, beh, balla prima di tutto, tra PlayStation 5 e Xbox Nintendo, la vedi? Ce n'è, non sì, ce n'è? Vedo. Si vede tanto. Perché da Xbox One Cyberpunk, che è una bellissima sì. Xbox, anche Cyberpunk è un gioco bellissimo, non si vede chissà quale grafica. Però la PS5 è bella. Sì, la PS5 e la nostra Series X è un'altra cosa, eh? Però diciamo che hanno fatto una bella cosa, che si può giocare cross play platform, che puoi giocare e anche troppi, eh. Che bello, wow. Quello di Matrix, raga, yeah. Ah, che figata. Allora scriviamo tantissimi colpi, è tanto, ok, un nemico ha già preso un assalto blu, lo vedo neanche. Una cassa per noi qua. Ecco, questo è il gioco di Leo, eh. Yeah. Io sinceramente sto qui a guardarlo e sto muto perché sparano. Ti già. Ed è morto. Vale. Diavolo sono. Allora, il bello di Fortnite, ragazzi, è che è distruttibile, si costruisce, ci sono un sacco di casse fichissime, la grafica è cartolosa ma fatta benissimo e, come si dice, insomma, poi può piacere o non piacere, questo è un altro discorso, ma che non sia bello non si può dire, è molto bello, eh? Ha avuto un successo pazzesco. Qua è una nuova arma che hanno aggiunto, che è l'arma con, cioè diciamo che è il primo assalto con un mirino su Fortnite. Di solito le armi erano così, ah. Cioè non si vedeva da mirino. Ah, ok. E poi hanno aggiunto quest'arma. Che bello. Che è diciamo come persona. Quella di Call of Duty. Scivolare. Che cazzo è, scusa? No. Eccolo. Bravissimo. Sì, è qua, Sì. Sono lontano. No. No. Bravo, bravo, però dai. Ti ha proprio seguito sto stronzo. Sì. Scusate raga per le parole. Non mi dissocio. Mi dissocio anch'io che l'ho detta. Devo fare un'altra così vediamo un po'. Cos'è? Ehi, come va? Già avete indovinato, sono il solo e unico. Beh, te lo concedo, niente male come entrata a effetto. Ah, molto divertente. Vuoi dire alla gente a casa perché siamo qui? Celebriamo le feste con stile. Qualcuno deve proprio fermare quel tipo. A quello puoi pensarci tu. Oh wow, questo per te. Oh, grazie, è meraviglioso. Non dovevi? E infatti nel negozio oggetti hanno aggiunto loro. Eccoli qua, che si possono comprare con un botto di soldi. Ovvio. Se no non li mettevano. Ok. Vai, allora. Fammela un'altra e poi ragazzi vi salutiamo da Fortnite. Yeah. Questo qua è un balletto che danno gratis con il plus. Davvero? Yeah. Figo. Fammelo vedere adesso che c'è la pre-lobby, questo balletto. Ok. Riesci a farmelo vedere? Sì. Solo che lo ricarica. Ok. Si carica 23 stesso. Fammelo vedere là davanti.
sì, quello da dopo. No? Questo non mi piace. Io da là a Black Death. Allora, dove abbiamo? Allora. Non ne ho l'idea. Questa è la nuova mappa praticamente. Sì. Andiamo al Daily Bugle? Che la proviamo le ragnatele di Spider-Man. Sai che dobbiamo fare anche una bella live per i nostri amici con Call of Duty, la mappa quella nuova che dicono è molto bella. Vi faccio vedere anche dove si trova lo spawn 100% delle ragnatele di Spider-Man al Daily Bugle. E qua? Dovete andare nel palazzo che è scritto Daily Bugle, il suo le capostile. Dovete andare nel lato destro e trovate sul muro lo zainetto, eccolo lì, che fa pure una luce strana, eccolo. Oh. Ecco qua le ragnatele. Che figata. Nuovo livello. No dai, bellissimo. Cecchino, aia, non è un buon inizio. Assalto MK, buono. Ho un altro assalto MK. Quella bomba. Siamo di sotto, andiamo. Ho sentito un nemico. Già, sono già qua. Tutto proprio, eh? C'è qualcuno che sta sparando? Sì. Che cazzo è che ho fatto vedere? Non so. Allora, vediamo dove possiamo andare. Allora, lì dentro ci sono un bel coglione qui. No! Oh. Ah, ah. Dai, 58, che c'era una bella partita. Dai, un'altra allora, un'altra, non si può finire così. Che forte! Cos'è che è? Cosa? Il Babbo Natale, lì, il pupazzo. Perché lo scorso Natale, quindi 2 anni magari fa. Il personaggio? Mm. 2 anni fa avevano aggiunto questi pazzi di neve che te potevi metterli addosso per camuffarti. Ah, che figo. Allora, cambiamo un po' il nostro setup. Fai quello di Natale. Quello di Natale. Non è bello? Come tipo di arma? Allora, un attimo, vediamo la skin di Natale. Ovviamente non ce la carica. Dobbiamo tornare in lobby. Sì. Che alcune volte Fortnite ha dei problemi. Insomma, c'è anche tanta gente dentro che qualcosa si sta. Non voglio aggiungere amici per il momento. Ok. Allora, vediamo. La skin di Natale, abbiamo queste due che sono un po' ingombranti per la visuale. E basta. Beh, fai questa ragazza qua. Quale? Questa qua. Sì. Capelli verdi, mi piace. No, questi capelli verdi, sì. Ok. Allora facciamo così. Quello va bene. Quell'altro di là che cos'è che è? L'uno? Okay. Quello lì. Sono le scie. Caspita. Solo che non le metto perché poi mi fanno vedere da tutti i nemici. Ah, aspetta. Però se vuoi le possiamo mettere. Mettine una sola, sì. Va bene questa. Va bene. La spada? La spada. C'è quelle asce di Natale lì su. Questa. C'è la data adesso. Sì, dai. Tanto là il danno non è dalla skin. 20 di danno. Di cosa? Allora, vediamo un po' la mappa. Boschetto bisunto in basso a sinistra. Dei ribugoli in alto a destra. Ma quello si attiva quando ci vai?
In gioco? Perché era tutto... Ah! Perché se non giochi, quello un po' Fortnite, non... cioè se non ci giochi, allora si fa così con i punti di domanda. Allora fanne un altro adesso, così scopriamo la mappa un po' alla volta. Facciamo altre live poi, ok? Non c'è un altro ballo nuovo, no? Che problema? Ah, ah! Però poi ho questo che è del plus. Poi questo è il plus, bello. Vai verso quello lì, sì. Vai quello. Questo qui davanti. Sì, quello lì o quello davanti proprio a te. Anche. Boh, andiamo qua, vai, poi vedi, cioè, vado là poi andiamo qua. Ah, perché se lo scopri anche se ci vai a piedi te lo fa vedere? Sì, sì. Ok. Cioè puoi scoprire tutta la mappa in una parte. Sì, sì. Sono 100 persone, vero? Sì. Se non mi sbaglio lì ci sono altre ragnatele. Sì, ma non ci interessa tanto. È un punto nuovo. È qua, eh? Sì. Vediamo come si chiama questo punto. Se me lo scopro. Croce via conici. Non lo portano. Questa era quello di nero. Cosa? Quello che ho preso tipo pupazzo. Ah, era un po' di neve che aveva prima quella persona che mi ha. Faccio un po' di scudo. Sento nemici. Mi sono arrivati? Sì. Non so che non mi ha fatto. Vado nel terzo. Per vedere dove posso andare. Andiamo qua sotto. Entra, buona. Ui! Oh, oh, oh. Calma. Eccolo là. La mitraglietta non è tanto. Cioè la mitraglietta non è tanto mirata. Ma l'hai ammazzato? Sì. Grande! Grandi! Grande Zane! Non aveva colpo di mitraglietta. È forse per quello che è morto. Però è stato bravissimo. Regalo, vediamo. Un bel pompa legendary. Oh, a me piace. Arrivano? Dove? Non so. Sembrava. Della mitra blu. Un bello, ogni volta del pack da 3 livelli? Certo. Perché eravamo su di livello, non eravamo sì, livello sì. 3. Ah. Ogni season che passa o capitolo ti azzera. Ah, ok. Ah, poi con l'aggiornamento della season, cioè diciamo di 3 season fa, hanno messo che ogni volta che fai un livello ti dà una stellina. Le stelline ti servono per comprare gli oggetti che ti dà il pasto. Ah, sì. Vediamo se c'è un nemico che vuole sfidarci a livello. Allora, andiamo a scoprire questo posto qua. C'è qualcosa lì? Sì. Se non mi sbaglio, da quanto so io, lì...
dicendo, da quanto ho saputo, lì, in quella zona che stanno andando, quando si scioglierà la neve e il ghiaccio, ritornerà a Pinnacle Independenti, che è un posto che a tutti piaceva, molto di stagioni fa. Però bisogna aspettare che finisca l'inverno. Fico. Quello là è una torre, di Pinnacle, solo per il ghiacciato. Forte sta cosa. Ok ragazzi, stiamo andando a questo punto. Ecco, andiamo dentro. Prenderci un caffè. Forte. Cos'era quello? Cosa? Fungo? Fungo? Sì, fungo, questo qua ti dà 10 di scende. Mi sentono questo così lo posso curare in me. Allora, 750 XP, wow. Ok, andiamo con questo. Vediamo se riesco a fare il bando con questa moto. Sì, cazzo. E dove vanno là? Ora l'ha fatta per scappare. Si riesce a salire. La moto. Ma si può, se cadi muori? Sì. Non puoi aprire il paracadute. Ah, no, no. Ah, quando sali lì non puoi aprire il paracadute. Superstiti, eh? Ma dov'è la zona che sta chiudendo? Wow, 119.000. E adesso qui, scusami, dov'è l'occhio? E non c'è niente però per ripararsi. Non c'è palle di neve. Buono. Figo?
C'è anche la missione che devi fare danno con questo lanciatore di muro. Uno squalo. Non c'è nessuno. Ok, se questo si è sparato. Di là. Ovest. Non c'è qualcuno nella caserta? Siamo delle vista. No? Allora, facciamo anche una piccola barchetta con questo fronte. Chiudila la cosa. Vai. C'è uno lì, Leo. Lui non ti spara. Ah, è un NPC. È un NPC. Cioè, solo se lo spari te. Sono lo scienziato. Sono il membro più scaltro e bello dei sette? Molti dicono di sì. Ho i capelli migliori? Non sta a me dirlo. Tieni questo dispositivo. Ci prepariamo alla battaglia. Ci sarà del lavoro per te. Vediamo. 14 giocatori, eh? Allora, la vedo 13. Buongiorno. Si sta chiudendo, eh? Madonna. Costruzione. Wow. Molto di roba ci sono. Allora, l'occhio della tempesta no. Vediamo se dentro di qui incontriamo qualche nemico. Bella lì. Va bene, dai ragazzi, diciamo che da Fortnite per questa volta è tutto. È una registrazione, dopo faremo qualche live, né? Puoi anche farle anche tu, grandissimo. Zane Boy, da Fortnite è tutto, Marco Drums Games Channel. Ciao Zane. Ciao a tutti. Zane Boy, mi raccomando di seguirlo e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.